Signori, oggi un video di COD nella modalità che non ho ancora mai fatto, ovvero Battle Royale, e fin lì l'ho fatta, però in giocatore singolo. Non l'ho mai provata, non l'ho mai neanche registrata, quindi se non l'ho mai provata ovviamente non l'ho mai registrata. Spero che sia più facile delle squadre, ci facciamo una bella partita, spero vi possa piacere, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino, condividere il video in caso di vittoria. E soprattutto vi invito a guardare in descrizione, non mi ricordo mai di dirvelo, perché ho messo il link di Instagram in caso qualcuno mi volesse seguire, non lo uso più di tanto, ma magari un giorno inizierò. Chissà. Detto questo, iniziamo. Ok, e siamo nuovamente sull'aereo. Sto giro la safe city da qua. Io mi andrei proprio. Ok. A Boneyard. Boneyard è un ottimo spot, sapete in che modalità? Ah, non lo sappiamo! Nella modalità malloppo, o denaro sporco, non so perché hanno cambiato nome, sinceramente. Nella modalità malloppo è devastante perché ci sono tantissime chest. Mi sembra che ci sia anche una persona, ho sentito dei rumori. Vabbè, ci sono tantissime chest e tanti. Cioè, ed è uno spazio aperto, quindi, esatto, possono fucilarti facilmente. Prefire, biatch! Prefire, biatch! Eh sì, eh sì! Questo non ci interessa, questo ancora di meno, però ci interessano le sue corazze. Ora fatemi un attimino camperare qua dentro. Abbiamo trovato il mitraglione dorato. Ci sta, perché ci sta, però è lento, è molto lento il mitraglione. Cioè, vedete proprio, oh, che fatica! È tipo il classico nonnino in pensione, quindi non lo so, per ora me lo tengo perché sinceramente è meglio di una pistola, però sono più tipo da armi veloci, molto veloci, tipo lo Scar, no, perché fa cagare, però tipo questo, boh, non lo so, boh, dai, perché oro? Vabbè, dai, per ora mi tengo il mitraglione e mi prendo il sensore di battito fucking cardiaco. Appunto, il sensore di battito cardiaco ce l'ho anche nell'equipaggiamento, quello da prendere, quello che ti danno. Vabbè, avete capito, il lancio di equipaggiamento. E idem la Claymore, perfetto, ho preso il mio lancio di equipaggiamento. L'unica cosa che mi manca sono le armi, ovviamente. Però i soldi più o meno li abbiamo. Quindi ammazziamo un tipo e volendo possiamo prenderci il lancio di equipaggiamento. UAV. Il UAV è ottimo, il UAV è ottimo. Un mega risparmio di soldi, perché l'avrei sinceramente comprato dal negozio. Arriva un tipo. Arriva un tipo! Ta-ta-ta-ta! Ok, facile kill. Più che altro non ci aveva sentito e non ci aveva neanche visti. Ora, i soldi li abbiamo. Fammi dare un'occhiata col sensore, va. Ce ne andiamo al negozio a prendere il lancio? Ma sì, dai, abbiamo tanti soldi. Non dobbiamo far tornare in vita nessuno, quindi sinceramente lo prenderei e lo lancerei tipo qua. Non so voi, ma io quando trovo i lanci di equipaggiamento nelle partite, non dico che le vinco sempre, però faccio molto bene. Sto giocando un po' cattivo del tipo andiamo a pushare tutti? Sì, molto probabilmente lo sto facendo. Però diciamo che mi piace non poco come cosa. Quindi, perché no? Tipo lì c'è un tipo, tipo lì c'è un tipo. Cioè, guardate il Grau quanto è forte. Cioè. Ok, il Grau, per come l'ho potenziato io, è l'arma, intanto, con cui mi trovo meglio. Ma soprattutto con la quale, cioè, spacco i culi, si può dire? Family friendly? Non so, perché, cioè, secondo me è devastante. Poi, ognuno si trova bene con un'arma diversa, Ma io col Grau. Tanta roba, esatto. Vabbè, non è che era un pollo questo, di più. Allora, Boneyard è bello, però è troppo aperto. E sinceramente non vorrei morirci perché sto facendo molto bene. Allora, non sto ben capendo dove sono, Radar personale nemico in volo. Eccolo. Eccolo, ok, morto. Ok, lì ho visto un tipo. No, io ho voluto sparare perché non avevo la certezza di eliminarlo. Ma sì, dai, lancio l'UAV. Esatto, perché boh, non vorrei morirci, quindi per sicurezza me lo lancio. E lo vado pure a prendere, sto tipo. I'm coming, bitch. Cosa pensi? Che ti lasci scappare? Stupido. Ok, un paio di colpi gliel'ho tirati, però potrei aver sbagliato a giocare sto giro. Sai che è scappato e si è pure preso il camion. Dai, cosa scappi? Bitch! Vabbè, se n'è andato e va bene, le nostre 5 kill le abbiamo fatte, vediamo dove si chiude. Oh, sta tornando. Ah, mi sa che ci vuole investire. Tra l'altro, sta cosa dell'investire, boh, non è che mi piaccia più di tanto, Perché, boh, cioè, cazzo, è che ti shottano investendoti. Guarda qui, questo pezzo di merda. Pezzo di merda. Ma, cioè, proprio vuole investirmi? Potrei esserci circondato. Ok, cioè, ok. Ok.
Grau fortissimo. Che situazione farraginosa, non lo vedo più, sinceramente, va bene così. Ci siamo salvati. Scavalca, ti prego, voglio andare ai ripari. Ok, ripari, ancora più aperto di qua, ma vabbè. Mi compro un altro UAV, devastante. Secondo me è la cosa più utile. Oltre, vabbè, alla cassa di equipaggiamento. E anche al kit di autorianimazione. Quella è molto utile. Oh, ci sto andando di una cattiveria. Allora, lì c'è uno, però... pure qui. Fatemi vedere, va. Sì. Ok. Calma, ma non troppa. E ce lo facciamo. Sono abbastanza confident che ce lo facciamo. Ok, lì nel nulla. Dai, 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 che se l'ho scoperto. Dai, che se l'ho scoperto. Perché bisogna prenderli quando sono allo scoperto. Ah, guardate che figata, che non sapevo. L'ho scoperto da relativamente poco. Che figo. Puoi sbirciare dalle porte? Non la sapevo io sta roba. Comunque, il tipo non ci è. Non ci è più. Vedi, era questo che è schioppato. E l'hanno lootato. Ora vai a trovare l'altro. Trovato. Qua è brutta. Qua è una brutta situazione perché... beh, la safe è relativamente vicino. Non lo posso pushare questo. È troppo in vantaggio. Cioè, magari è anche scarso, però è troppo in vantaggio. A few moments later. Lo pusho. Ok, non lo sento più. Cioè, più che sento, vedo. Sembra, apparentemente, che non ci sia più. Meglio. Cioè, meglio. Sì, meglio. Quindi, me ne andrei, come programmato, in safe. Sì, dovrei anche prendere quei cosi lì. Le casse dello sciacallo, ma... vabbè, dai, le prendo. Sono di strada. Fatemi dare un'occhiata. Comunque, oh, tutta questo gameplay Boneyard. Cioè, proprio how to imparare the map. Per... siamo, c'è tutta la mappa e tutta la partita che siamo a Bonnier. Oh, non mi lamento. Però questo me lo prendo. Può sempre tornare utile. Tra l'altro, quanto manca? Mancano 4 minuti alla fine del gulag. Non è tanto, Porca merda! Oh, l'ho appena detto. Dai. Dai, guarda sto lurido. Non l'avevo visto. Non l'avevo minimamente visto. No. Che palle. Tiro i pugni perché sono incazzato. Za, za, za. Dai. Vabbè, non c'è neanche nessuno nel gulag. Se faccio in tempo, torno a Boneyard e mi riprendo la mia roba. No, sto pompa non mi piace. Mi ha ucciso il COVID. Mi ha ucciso il COVID. No, non mi fa vedere il nome. Sì, esatto, COVID. Oddio. 25esimi. Era una bella partita. Vabbè. Abbandoniamo. Sono un po' triste, devo ammetterlo. Però quante esperienze. O comunque i livelli si fanno di una facilità. Cioè, guardate quanta esperienza. Ancora? Abbiamo finito? Abbiamo finito. Sono un po' amareggiato. Però sono anche contento perché vi ho fatto vedere sia il Grau. E anche, no, lo Striker no, non l'ho mai usato in realtà. Bella questa, bello. Mi tolgo le cuffie, come è giusto che sia. Spero che questo video su Call of Duty vi sia piaciuto. Siamo rimasti un po' con l'amaro in bocca, però dai, il nostro l'abbiamo fatto. Potevamo far meglio, siamo morti totalmente a caso e anche nel gulag ci hanno shottati. Ma va bene così. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace, condividere il video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2:45, con un nuovo video. Ciao!